Ingegner Mariani, quando si parla di edifici storici, basta un controllo per renderli sicuri? Ma intanto dobbiamo capire che cosa intendiamo prima di tutto con il concetto di conservazione degli edifici storici tutelati. Cioè qui mi pare che ci sia un'incertezza di fondo. Il concetto di conservazione ce l'abbiamo un po' da tutte le parti, adesso cito fuori quello della conservazione delle infrastrutture, dei ponti, viadotti, come monitorarli, ce l'abbiamo negli edifici, stiamo parlando di entrare negli edifici civili per ridare una sicurezza sismica o antisismica, come vogliamo, strutturale, e però quando arriviamo al concetto di conservazione degli edifici storici, lì troviamo una grande difficoltà. Perché? Ma perché mancano, come dire, anche i codici. Sotto certi aspetti, i codici, che cosa vuol dire codice? Vuol dire mancano le idee di come intervenire, cioè come ridare vita e proiettare in un futuro sicuro questi edifici che oggi sono lì e che però rimangono intatti così. Cioè questo non è concetto di miglioramento dell'efficacia inerziale degli edifici, questo è concetto di ruderizzazione, cioè aspettiamo che questi edifici nel tempo accumulino una memoria sotto il sisma, l'Italia è tutta sismica, quindi verranno sicuramente mossi, scossi, verranno disgregati nel tempo con questo accumulo, perché gli edifici sono qualcosa che ricordano gli scuotimenti e quindi le inerzie che gli sono state. Memoria del danno. La memoria del danno. E quindi questa cosa non può che portare a un purtroppo degrado della qualità intima del materiale e quindi dell'edificio stesso, delle strutture portanti. Come interveniamo? Noi dobbiamo fare in modo di trovare delle tecniche che ci sono, ma di concordarle con gli uffici della tutela dei beni e di concordare queste tecniche affinché si rispetti il bene ma nello stesso tempo si riqualifichi dal punto di vista strutturale l'edificio, altrimenti è finita, altrimenti aspettiamo nient'altro, aspettiamo che crolli un tetto, aspettiamo che crolli l'edificio. Abbiamo degli esempi chiarissimi, io non faccio altro che ripeterli. Esempi chiarissimi, ci accorgiamo che sul terremoto tutto ciò che era stato consolidato nel 79 e nel 97, per esempio in Italia centrale, è rimasto in piedi, quindi ha avuto una sua logica, è stato sicuramente vituperato da elementi puriste, questo tipo di, però ha salvato le vite, no? E gli edifici monumentali sono tutti crollati. Che vogliamo fare? Non vogliamo assumere una coscienza che queste nostre tecniche vanno imparate, vanno insegnate e vanno attuate? Queste tecniche che non devono invadere, lo ripeto, ma che devono essere efficaci per ridare vita all'edificio, altrimenti è finita. Ma perché oggi non si interviene o non si interviene come si dovrebbe? Ma oggi io credo che, dico la verità, sto cercando di, anche con ingegno, con Andrea Dari, di divulgare un concetto di sapere di tutti, cioè la divulgazione del sapere è qualcosa di assolutamente necessario, uniforme. Non si può pensare di divulgare un sapere per gli interventi nel post-terremoto, negli edifici civili, che siano diversi, comunque sì diversi e inattuabili in altri edifici. Io credo che ci siano delle diversità, ma non è detto che da una parte interveniamo con una ripresa, ripeto, strutturale, e da una parte invece aspettiamo perché non riusciamo nell'intimo della materia a ricostituire la materia stessa e a far sì che riprenda un'identità, una dignità strutturale quella materia. Quella materia è destinata a disgregarsi, è destinata a crollare, non ci sono, sai, e quindi dobbiamo cambiare il sapere, va divulgato nell'ambito degli uffici di tutela, perché altrimenti vuol dire la conservazione vuol dire intoccabilità e questo non funziona, non funziona, non funziona. Perché si arriva alla ruderizzazione. E poi si arriva all'attesa. Ma io sì, una mia battuta, ma noi pensiamo veramente che siano stati i barbari a buttare giù le nostre chiese, quelle che noi vediamo ricostruite sugli stessi siti? Ma sono stati terremoti, non sono stati barbari, quindi ci sarà una percentuale,
ma in realtà sono crollate perché l'Italia, tutta l'Italia è sismica e tutto ciò che noi pensiamo che non sia efficace in ambito sismico, per esempio i sismi con magnitudo 2, vabbè, ma magnitudo 2 non fa niente, non è vero, perché tutto ciò che le strutture acquisiscono dal sisma sono sempre deformazioni non elastiche, l'elasticità non esiste, solo plastica, e quindi il susseguirsi porterà ad una conoscenza e coscienza della materia che si altererà.